bilanci delle ASL abruzzesi, tavolo di monitoraggio e project financing. Sono questi i temi affrontati dai consiglieri Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri nel corso di una conferenza stampa tenuta nel Palazzo dell'Assise regionale a Pescara. Per i rappresentanti di Forza Italia, il presidente D'Alfonso e l'assessore Paolucci lasceranno agli abruzzesi una pesante eredità per il futuro. I bilanci delle ASL chiudono, delle quattro ASL chiudono il 2017 con un bilancio disastroso di circa oltre 39 milioni, ma io ho forti dubbi che sia quella la cifra. Stiamo già verificando altre situazioni, crediamo che la cifra sia molto molto superiore. Purtroppo il tavolo di monitoraggio dà dei segnali ancora più negativi, perché a fronte di questa situazione deficitaria non ci sono quei servizi che magari i cittadini si aspettano, ed è un risultato veramente disastroso. Su 217 punti che vengono assegnati non sono stati raggiunti nessun obiettivo, solo il 53% è appena iniziato, gli altri sono veramente disastrosi, così come non si parla più, a differenza di qualche settimana fa, quando qualche giorno prima della chiusura della campagna elettorale il ministro Lorenzin aveva garantito che i nuovi 5 ospedali sarebbero stati realizzati appena il dirigente nazionale della sanità ritornava da una visita all'estero, avrebbe firmato il decreto. Non se ne sa più nulla, non se ne parla più, così come non si parla più dell'ospedale di Aria di Saggiata di Atessa, così come non si sa che fine fa Popoli, che ha avuto la deroga per il terremoto, così come non si sa il punto nascita di Sulmone. Potremmo continuare parlando di ritardi sulla rete emergenza urgenza, sui tagli cesari, sugli interventi sul femore. C'è un disastro. A questo però il presidente risponde con la solita delibazione, cioè carta straccia, che dice che si farà dell'ospedale in project financing a Chieti, cambiando le regole, ma sulla delibera però mancano le firme, le attestazioni dei dirigenti del bilancio, ma soprattutto manca la firma e il parere favorevole della ASL di Chieti, che è già un bilancio disastrato, che chiude con oltre 17 milioni di euro di perdita, ma che è molto ma molto di più, e appena avremo modo e tempo di verificarlo dimostreremo che anche quel bilancio purtroppo ha una cifra molto superiore rispetto a quella che viene riportata nei dati ufficiali.